Voglio però intervenire per quanto riguarda SEA dal punto di vista di presa di posizione da parte della Giunta, ricordando che mercoledì in Commissione Mobilità si parlerà di terza pista, insieme a un comitato cittadino che da anni combatte questa realtà che cancellerà 330 ettari del Parco delle Groane, e anche lì sarà interessante sentire una chiara presa di posizione da parte della Giunta. Ma passando alla vendita di un'ulteriore parte delle quote di SEA, appena ho sentito questa informazione da parte dei giornali mi sono subito incuriosito e sono tornato alle 27 ore, alla seduta in cui vendemmo la prima parte delle quote SEA, e sono andato a sbobinarmi alcune dichiarazioni da parte del sindaco durante la seduta relative all'ulteriore vendita di altre parti. Prima però vorrei tornare ancora prima al programma elettorale. Tra le partecipate del Comune di Milano appare evidente la rilevanza strategica di A2A, peraltro una vera e propria multinazionale, basta pensare agli investimenti in Montenegro, ATM e SEA, in termini di settori di appartenenza e di presenza territoriale. Per le partecipate ritenute strategiche, il Comune di Milano deve sviluppare una funzione di indirizzo strategico, gestionale e di controllo. Queste considerazioni non sono nostre assolutamente, ma sono tratte testualmente dal programma del candidato sindaco Giuliano Pisapia e delle liste che lo sostengono. Orbene, a tutt'oggi non risulta, almeno formalmente, che sia stata sviluppata la citata funzione di indirizzo strategico, gestionale e di controllo. Quello che è certo è che il sindaco Pisapia, in data 11 novembre 2011, considerava evidentemente ancora strategica la partecipazione in SEA, dal momento che ha dichiarato quanto segue, trascritto dalla registrazione del videoconsiglio. Una cosa che voglio dire con molta schiettezza: noi riteniamo che il Comune di Milano debba mantenere il 51% delle quote SEA. E ancora continua, ripeto, al Comune di Milano rimarrà la quota del 51%. 11 novembre 2011. Noi vogliamo sottolineare che quanto abbiamo testé citato rappresenta impegni sottoscritti nei confronti dell'intera cittadinanza milanese riguardo a una SEA bene comune che, tengo a ricordare, è di proprietà della cittadinanza milanese. Da parte nostra continueremo a richiamare al rispetto dei beni comuni e non mancheremo di denunciare ogni atto di politica finanziaria che vada nella direzione opposta, tra l'altro spacciata in quest'aula come comportamento di buon padre di famiglia. Grazie e ripeto l'invito alla Giunta per la commissione di mercoledì sulla terza pista di Malpensa e sul piano e lo sviluppo del piano. Grazie.